Grazie Presidente, questo ordine del giorno, perdonate, parte dai mercati, parte dall'attenzione che questa amministrazione ha sempre dato a questi luoghi che rappresentano il vivere quotidiano e per noi parte della vita non solo commerciale ma anche sociale della maggior parte dei cittadini. Tutti noi nella nostra vita ci siamo recati nei mercati rionali, siano essi coperti, platati, attrezzati o su strada, perché lì troviamo delle merci di qualità che possono dare qualcosa di un rapporto diretto con degli operatori al cittadino. Cosa chiediamo in questo ordine del giorno? Allora, diciamo in connubio con quello che è stato deliberato dall'Assemblea Capitolina con la delibera 30/2017, e poi modificata con la 29/2018, ovvero il regolamento del commercio su Repubblica, abbiamo previsto che nei mercati si possano diversificare le attività presenti. Una volta i mercati erano nella quasi totalità banchi di ortofrutta. La società si è evoluta, oggi i cittadini nei mercati cercano servizi diversificati. E già nei mercati vediamo tipologie di artigianato quali parrucchieri estetici, calzolai o anche diciamo sarti che completano la quantità di servizi a disposizione della cittadinanza. Quello che stiamo facendo è anche creare delle piazze all'interno dei mercati dove il cittadino può stare in attesa magari di un servizio fornito da un servizio anagrafico del comune che c'è in alcuni mercati, di un CAF che è presente sempre in alcuni mercati o in attesa dell'orlo che tifa la sarta, del paio di scarpe che sta facendo il calzolaio. In questo modo vogliamo vivere i mercati e sempre in quest'ottica, questo ordine del giorno, visto che i mercati sono luoghi importanti di aggregazione, perché non pensare a una partecipazione dei mercati alla raccolta, riuso, riciclo dei rifiuti, quindi i tre passi della gerarchia europea, riduzione, riuso e riciclo, e perché no anche la raccolta magari degli oli esausti. Questo avviene già in altre città d'Italia, non vediamo perché Roma Capitale dovrebbe essere da meno. Quindi cosa chiediamo nell'impegno? Chiediamo che vengano definite all'interno della delibera propedeutica al bilancio, che è la determinazione delle tariffe, dei servizi a domanda individuale, due nuove tariffe gratuite per il posizionamento all'interno dei mercati o in connubio con le AGS, o meglio le associazioni di gestione dei servizi nei mercati appunto autogestiti, o a gestione diretta, quindi ad opera dei municipi con la cooperazione del Dipartimento, di apparecchi automatici o ausili per la raccolta, il riuso, il riciclo. Ricordo che già è avvenuto un progetto ad opera della Giunta e della Sindaca in alcune stazioni della metro, che permette ad esempio la raccolta delle bottigliette di plastica, che è stato un grande successo. Ecco, in questo modo i mercati rionali, che sono tanti sul territorio di Roma Capitale, possono contribuire socialmente a una raccolta più efficace, a una differenziata di qualità e alla riduzione di quell'inquinamento che oggi Roma Capitale soffre, e in questo modo riteniamo che si vada nella direzione giusta. Chiediamo di fornire tutto il supporto necessario per l'implementazione di quanto oggetto alla Giunta, e perché crediamo che questo sia veramente utile a Roma Capitale e ai cittadini. Grazie Presidente.